Ma buongiorno, buongiorno! Meno voglio che oggi iniziamo la fase discendente, meno 9. E questi capelli qua, sembra un panettone che ho in testa, cuore. No, me li devo andare a tagliare. No, 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 non si può stare così. Ma vediamo se stasera sta il barbiere, vado a tagliarmi i capelli. E niente, Giuseppe. Mo. La dottoressa vuole fare il tampone anche se stamattina la febbre non ce l'aveva. Cioè qua, ogni minima cosa, pure se fai un pirido di fianco, ti dicono no, facciamo il tampone. Babbo. Mo lo devo andare a prendere alle 9.08 perché alle 9.15 dobbiamo stare alla farmacia. E poi alle 9.40 dobbiamo stare invece alla dottoressa, alla sua pediatra. Ah, ma quello sarà giusto un po' di godine arrossate sicuramente. Vabbè, un po' di pazienza, dobbiamo sistemare quest'altra cosa. Senti, cuore, e a te invece? Beh, dai, è passata ieri, dai. Mo. Tanto fine settimana ci vediamo, hai capito, cuore? Stai tranquillo. Mo, cerchiamo solo di concentrarci con le nostre cose. E oggi partiamo con il meno 9. Il verme è qui presente, se ti interessa saperlo. Però tanto, siccome stamattina non è andata con la sua macchina, perché c'era la macchina bucata, e quindi è andato con un suo collega e niente, praticamente lei l'ha visto, però lui non l'ha vista. Senti, e poi niente, e poi tutto tranquillo. Vabbè, partita di merda ieri sera. Capito? La ciccia inizia ad attaccarsi al cervello. Con questi messaggi, perché se ne va in panico quando devo andare a prendere mio figlio da casa oppure quando mi devo sentire telefonicamente che poi non è che mi sento telefonicamente, alla fine mando solo i messaggi a quella puttanazza della mamma di mio figlio e mo mi dice pure che dai troppe spiegazioni. Boh, vabbè. Diciamo che la ciccia dà i numeri ogni tanto quando si tratta di ciò. Vabbè, lasciamo stare, se no mi farà innervosire stamattina. Ho detto è mio figlio e lo vado a prendere io e lo porto io a fare il tampone. Ah, perché lì non poteva andare, cioè, capi, siamo arrivati a questi livelli. Ho detto lei sta facendo lo smart working da casa per il lavoro. E poi non mi interessa, ho detto che mio figlio lo vado a prendere io e lo porto io, qual è il problema? No, vabbè, a me le polemiche sinceramente mi danno fastidio e lei non l'ha capito ancora. Vabbè, cuore mio, non fa niente, preoccupato. Mo. Dice che non gli ho dato spiegazioni. Boh, gli ho detto che devo fare questo, questo e questo, non gli ho dato spiegazioni. Vabbè. Vediamo un po' questo tampone com'è. Ma sicuramente è negativissimo, non ha di questi problemi. Senti, concentriamoci a noi e diamoci da fare, capito, cuore mio? Me, che noi iniziamo una buona settimana, che questa ci porta a questa settimana ci porta verso la fine, capito? Mi dispiace assai per Sor Agata, veramente tanto tanto tanto. Una donna meravigliosa, una suora fuori dal comune, una suora che si è sempre dedicata agli altri. Vabbè, un po' di pazienza, speriamo solo che gli possano fare qualche cura, qualche cosa per cercare di farla guarire.
Anche se, a quanto ho capito, per la frase che mi hai detto tu, penso che non ci sia nulla da fare. Però non si sa mai, insomma. L'importante è che... Vabbè, lei giustamente dice, io la mia vita l'ho fatto, quella ragiona così sicuramente, capito? Però voglio dire, se può, se si può fare qualcosa, perché no? Ma tanto vabbè, sicuramente mo i dottori valuteranno. Vabbè, cuore mio, andiamo avanti, se no mo ci affliggiamo pure di sta situazione, ok? Diciamo, è iniziato un lunedì un po' tribolante, di corri a destra e corri a sinistra e corri sopra e corri sotto. Quindi mo sistemiamo un po' queste cose, tu vai a fare la chemio e ci sentiamo strada facendo con calma. Capito? Beh, dai cuore mio, ti mando un bacio, un abbraccio e un cuoricino. Ci sentiamo dopo, ok cuore? Ciao cuore mio, ciao.